Bentornato Gutierrez, bentornata. Cominciamo a vedere Windows 8.1 dopo averlo installato oppure aver aggiornato il sistema operativo a 8.1 da una precedente versione. Vediamo l'utilizzo, prima però ti devo fare una premessa. Le informazioni che tratterò da qui in avanti saranno relative alla versione Windows 8.1 Update. Tale corposo aggiornamento è stato rilasciato lo scorso anno, nel 2014, e ricordo equivale ai service pack delle precedenti versioni della Microsoft. Prima di addentrarci nella descrizione di Windows 8.1 è necessario verificare se il tuo sistema operativo è aggiornato appunto a questa versione. Il nome dell'update è KB2919355. Se il tuo sistema operativo è impostato per l'installazione automatica degli aggiornamenti, è possibile che questo aggiornamento, questo update, già sia installato. Tuttavia, in questo caso è meglio verificare se è presente nella lista degli aggiornamenti installati nel sistema operativo, nella sezione Windows Update del pannello di controllo. Il pannello di controllo lo raggiungi cliccando col tasto destro del mouse. Sul pulsante Start in basso a sinistra, quello col logo della Microsoft, dopodiché potrai accedere alla sezione degli aggiornamenti installati e visionare se è presente il KB2919355. Nel caso non lo trovassi nella lista, esegui un controllo sulla disponibilità degli aggiornamenti, quindi controllando gli aggiornamenti disponibili, sempre in Windows Update. Verosimilmente, il sistema troverà. Questo aggiornamento e quindi potrai installarlo. In caso contrario, potrebbe mancarti un prerequisito necessario per accedere a tale aggiornamento, ossia un altro aggiornamento, in questo caso chiamato KB2919442. Lo trovi a questo link, link che riporterò nella descrizione di questo video. Scaricalo, installalo e riavvia il PC. Dal nuovo controllo in Windows Update dovresti trovare disponibile appunto l'aggiornamento in questione, quest'ultimo infine, è anche possibile scaricarlo ed installarlo manualmente. Come è un pacchetto cumulativo corposo di vari aggiornamenti, e alla pagina di questo link ne troverai una descrizione. Prendi una visione e dopo puoi scaricare i pacchetti in base all'architettura del tuo sistema operativo, 32 bit o 64 bit. Link anche in questo caso che riporterò nella descrizione di questo video tutorial. La durata del download è variabile, in base alla tua banda e risorse, naturalmente. Al termine del download, per l'installazione degli aggiornamenti, dovrai rispettare l'ordine descritto nella pagina che avrai letto. Qui riportata la lista del pacchetto degli aggiornamenti da eseguire e l'ordine con il quale dovrai eseguire tale aggiornamento. Terminate tutte le installazioni potrai a questo punto riavviare il sistema operativo. C'è un altro aggiornamento di cui parlare, è il KB2975719 che potrai visionare a questo link. Questo aggiornamento è stato sempre rilasciato nel 2014 e sembrava destinato ad essere l'update numero 2, invece è stato relegato ad aggiornamento facoltativo. Nel ricercare gli aggiornamenti disponibili nel tuo sistema operativo è lì che troverai questo aggiornamento per poterlo installare intenzionalmente, quindi dato che è facoltativo. L'alternativa è visionare la pagina Microsoft dedicate a scegliere il download in base all'architettura e quindi farlo manualmente. Per praticità ecco di anche in questo caso i link per l'architettura a 32 bit e a 64 bit. Al termine del download anche qui installa gli aggiornamenti rispettando l'ordine. Prima di installare questo upgrade naturalmente dovrai per forza di cose aver installato il precedente update. Ma questo non basta, ahimè. Infatti tra i requisiti necessari per quest'ultimo aggiornamento vi è un altro aggiornamento chiamato KB2993651. Ecco in questo caso anche il link per il download. Dopo quest'ultima fatica sarai sincronizzata e quindi sarai pronta a seguire le informazioni su Windows 8.1. Update allora, Goodler, come prima cosa, andiamo a vedere dal pannello di controllo se l'aggiornamento è installato. Windows Update in basso a sinistra, trovi aggiornamenti installati. Cliccaci sopra e dalla lista che si presenta degli aggiornamenti andiamo a cercare quello che ci interessa, appunto il KB2919355 che in questo caso specifico è già installato. Andiamo a vedere cosa fare nel caso non lo presentassi installato nel computer. Collegandoti a questa pagina potrai visionare l'installazione di Windows 8.1 Update, dargli una letta prima di procedere all'installazione vera e propria. Successivamente da questa nuova pagina potrai scaricare l'aggiornamento, seleziona italiano qualora non fosse già selezionato e Potrai anche visionare i dettagli che riguardano questo aggiornamento con i file che andrai a installare, i requisiti necessari ed eventuali altre istruzioni per l'installazione. Questo è l'ordine di installazione e qui un prerequisito prima di installare questo aggiornamento. A questo punto procediamo per il download. Tornando su, andiamo a cliccare sul pulsante scarica e potremo visionare la lista completa dei file che andremo a scaricare di questo update selezioniamoli tutti e sulla destra troviamo il numero di download e la dimensione totale del download clicca su avanti ed iniziamo così a scaricare tutti i file di installazione ad uno ad uno selezioniamo dove scaricare il singolo file e procediamo in sequenza al download di tutti i file elencati precedentemente il tempo naturalmente sarà variabile in base alle tue risorse e alla banda Internet. Terminati tutti i download troveremo in questo caso sul desktop tutti i file già scaricati. A questo punto, andandoti a rivedere la sequenza cronologica delle installazioni da seguire, potrai portare a termine l'aggiornamento del sistema operativo. Non ti resta quindi a questo punto che avviare uno duro l'installazione dei vari programmi. Per completezza andiamo a vedere come installare eventualmente il prerequisito prima dell'installazione di Windows Update, il KB2919442. A questa pagina potrai avviare il download come il caso precedente, salva come meglio credi il file prima di procedere all'installazione, terminato il download vai ad individuare il file dove lo hai scaricato e avvia l'installazione. Ti mostro ora come eseguire il download e l'installazione di un altro aggiornamento che tutto sommato, anche se facoltativo, può risultare utile. Aggiornamento che dalle prime indiscrezioni sembrava essere destinato a trasformarsi in Windows Update numero 2, ma alla fine è stato relegato, passami il termine, ad aggiornamento facoltativo questa pagina potrai scorrere fino a trovare il download che può riguardare la tua architettura x86 o x64 scegliamo ovviamente la lingua in italiano per questa versione a 32 bit dopodiché possiamo procedere al download prima puoi anche visionare i vari dettagli e i requisiti di installazione come fatto nel precedente update dopodiché cliccando sul pulsante scarica potrai visionare la pagina dove eseguire il download dei singoli o di tutti i file compreso la dimensione totale. Clicca su Avanti per procedere al download di tutto il pacchetto cumulativo. In sequenza salva i singoli file dove ritieni più opportuno. Anche in questo caso, al termine del download potrai visionare i file dove li hai scaricati e procedere con ordine cronologico all'installazione dei singoli. Bene, dopo questa lezione, particolarmente nozionistica e piena di numeri, nella prossima lezione comincerò quindi a descrivere Windows 8.1. Ora un forte saluto! Ciao, a presto da e dalla prossima!